Anche se le Marche torneranno in zona gialla da lunedì 26 aprile, il coprifuoco fino alle 22 resterà comunque. Siamo andati a sentire il parere dei cittadini rispetto a questa decisione presa dal governo Draghi. Il coprifuoco resterà alle 22 anche nelle zone gialle. Fino a quando? La prima data fornita dal governo è stata quella del 31 luglio, ma lo stesso Premier Draghi ha assicurato che verranno valutate delle modifiche sulla base dell'andamento epidemiologico. Non è certo dunque che si debba fare i conti con questa restrizione per buona parte dell'estate. Intanto però a Pesaro la decisione del governo divide i cittadini tra coloro che sono contrari al coprifuoco alle 22 e che lo abolirebbero anche da subito e chi invece ritiene che sia ancora necessario anche per i prossimi mesi. Avrei preferito un'oretta in più, forse sarebbe stato meglio, però alle 11 poi effettivamente controllare se troppi ragazzi quelli che preoccupano di più, quindi per me andrebbe meglio così. Si sta un po' togliendo la nostra libertà, nel senso i nostri momenti migliori, penso. Cioè, avere 20 anni e stare a casa non è il massimo. Quindi almeno allungarlo di un'ora? Sì, sicuramente sì. Cioè, per lasciarci un po' di spazio, perché tanto si può fare niente. Personalmente non sono molto d'accordo. Non si esce dopo cena, quando invece è la vita estate. Cioè, non lavora più nessuno, cioè come fai ad andare a cena fuori? Alle 10 di sta a casa, ma anche noi, poi uno se vuole uscire esce anche prima. Cioè. Io sono d'accordo. Lei è per il coprifuoco, per mantenere? Sì, perché c'è troppa confusione in giro. Lei che cosa mi dice invece? Per me è uguale, io sono sempre dentro casa. Sono favorevole perché il rischio di contagio è molto elevato, quindi tocca così prendere atto della situazione. Io comprendo che ci siano delle categorie fortemente penalizzate, però di fronte a quello che può essere un disastro è meglio, vuol dire, prendere delle misure preventive. Secondo me alle 11 poteva andare anche bene, però dopo, però ci sono sempre le persone che dopo allungano. Poteva anche arrivare fino alle 11, cioè non cambia. Almeno fino a mezzanotte, perché tanto si raggruppano comunque, in ogni caso, anzi fanno peggio secondo me. È dura per tutti, lo trovo un pochino sbagliato onestamente. Sbagliato, poi difficile dire giusto o sbagliato, sicuramente è impensabile vivere l'estate in questo modo, poi vedremo come andrà, magari cambiano idea, dai.